dietro un brand ci devono essere anche dei valori. E la capacità è di portare questi valori da generazione a generazione. Rappresento oggi la terza generazione di MisuraEmme. Già il papà di mio nonno lavorava, terzializzava diciamo il tranciato, commercializzava il tranciato. Poi dopo i nonni, mio nonno e suo fratello, hanno iniziato la produzione proprio di mobili, fondando proprio la Fratelli Mascheroni. È solo dopo che è entrata all'interno dell'azienda mia madre, Tiziana Mascheroni, architetto, che poi dopo l'azienda ha iniziato a cambiare il nome intorno agli anni 60, il brand da Fratelli Mascheroni in MisuraEmme. Più che valori personali, poi sono stati quei valori sul quale sono stato cresciuto e i valori che vengono anche rappresentati in un testamento lasciati da mia mamma, dove richiede un impegno di dizione nei confronti dell'azienda, ma anche capacità di collaborazione, di comprensione, di onestà, generosità. Un cliente internazionale che cerca sia valori di qualità e di customizzazione del prodotto, con molta attenzione nel design, che apprezza più un design moderno, però diciamo sempre su fascia premium. MisuraEmme è stata la prima azienda ad avere investito e creduto nella verniciatura all'acqua. Prima le verniciature sono sempre state fatte a solvente, però il solvente inquina. Dopo abbiamo sempre seguito il discorso del green, anche perché è un tema che interessa innanzitutto la proprietà, ma poi anche diciamo che anche la nostra clientela è molto attenta a questi aspetti. L'impegno principale mio è stato quello di consolidare l'azienda su una fascia di mercato di un certo livello, premium, focalizzandoti sempre di più su un prodotto più internazionale di progettazione, perché il nostro obiettivo era quello di consolidare l'azienda nei mercati esteri. Oggi il cliente ricerca nell'arredamento una personalizzazione e quindi cerca sicuramente un'identità del brand nel quale si rispecchia, però all'interno di questa identità di brand nel quale si riconosce vuole una personalizzazione, perché comunque è casa sua e vuole rendere un ambiente su misura. Io sono particolarmente affezionato a un progetto di Palo Alto, che è un progetto di sistema notte, che è uno dei progetti che è iniziato proprio quando sono entrato all'interno dell'azienda. È stato il primo progetto che ho iniziato a seguire e che ancora oggi è diventato quello che è poi il core business dell'azienda. Il sogno è che possa negli anni non solo essere una tra le aziende di riferimento del mondo del design, ma diventare l'azienda di riferimento nel mondo di design, nel senso di essere comunque proprio in vetta e presa come azienda di riferimento per tutti quelli che sono gli aspetti sia di design che anche di, diciamo, gestione aziendale. Sogno di Ottaviano è essere alla guida di questa azienda. Ho conosciuto la vostra azienda qualche anno fa e mi ha molto colpito le modalità di lavoro della vostra azienda. Ho subito condiviso le vostre idee e c'è stato subito feeling.
spero che questo rapporto continui molto a lungo nei prossimi anni. Salbini, design worldwide. Salbini.com